antipasto al Burma Bistro di Yangon, uova di quaglia se non sbaglio, e queste cose stranissime qua, verdure fritte in tempura. Tommaso, Giovanna gradiscono e io anche. Scantissima pietanza per Giovanna che è fatta e Tommaso che beve, mentre per me abbiamo del beef variamente condito che adesso mi accingo a mangiare. Non può mancare la banana flambé per Tommaso, si sta flambando e si sta sciogliendo il gelato. E la mamma gliela fuffa. Questo qua è ananas grigliato, vero? Un attimo, con peperoncino e miele. Boh, vabbè. Qui abbiamo del fish curry con ciabatte e riso, qui abbiamo dei ceci, qui abbiamo altre cosucce e lì abbiamo del pamir curry con ciabatte e riso anche per Tommaso. Grazie. Questa è una birra, questa è dell'acqua e quello è un gatto. Salve, Simo, questa è tegoina, con riso, patatine, formentò, carri di bagigia, schifo, non ho mai sentito nominare, pollastro, ambra, erba, ambra, ocra, scusa, quella baracca non so ancora cale. Cale. Che cazzo vuol dire? Cale cilindro. Sì, ma dopo ti faccio il video della camera. Del bagno te lo risparmio perché è fuori, non so se si vede qualcosa. Avventura. Salve, come inizio? Abbiamo una bellissima zuppa, ginger e aglio. E anche Tommaso sta gustando. Mentre sta arrivando un secondo piatto di tegoine. Chicken with vegetable and green beans, super. Quello cos'è lì? I just wish it was my birthday, but yeah. It's not. Aspettiamo che si fonda l'alcol. Salve, questa è che sto per mangiare. Pelle di maiale fritta, voi non ci crederete? Buona, very good. Anna, senti il rumore, senti. Buona. Questo è il lunch. Vermicellini, un brodino strano, insalata di avogado, angoria, quello non so che sia. Questo è un frutto strano, orange. Robe, quella roba lì, tante belle cose da mangiare in questo trekking. Tommaso sembra soddisfatto e la Giovanna anche. E anche in questa crociera si mangia riso, carni varie, spaghettini, birra,
meraviglioso ambiente. Giovanna gradisce, Tommaso gradisce, io gradisco. Questa è della verdura, variamente condita. Questo è invece un piatto stile vegano, ci sono quattro diversi tipi di carne, uovo, e questo qua che cosa sarà? L'ovetto di quaglia che io ingoio. Bontà. Ciao. Questi sono gamberi con noodle stile malesiano. Buonissimo. Pollo in salsa di soia. Mentre Tommaso sta mangiando il pork. Pork, e io sto mangiando beef con il pepper e naturalmente il riso, che è in grandi quantità, e in più ci hanno portato anche questa meravigliosa cosa qua, non ben definibile. Buon appetito a tutti. Vacca puttana, se è piccante. Oia, e questa qua, guarda qua, detto tutto per valorizzare questo amoro. Ciao, grazie. Questi sono Shan noodles accompagnati da solito brodino e un'altra cosa assolutamente non ben identificabile. Ora comincio a mangiare riso con pollo e verdure. Ed è? E sarà? Ottimo, come ottimo, tutto. Come tutto. Questo si chiama yum saup. Beh, è buona pura sempre. Adesso dovrebbe comparire il pollo. Vediamo se compare. Coperto da foglie. Coperto da foglie. Ecco. Piccolo. E parte da così, infatti. Ecco. Il polletto compare. Questo invece è il manzo nel bambù, un altro piatto tipico. No, no, lo cucinano dentro il bambù, vedi che è cotto. Guarda, vedi che il bambù è cotto. Stai filmando, cara? Sì, sto filmando, caro. Tanto il tappo. Il tappo. E ora dovrebbe scendere. Cotto dentro lì il manzo con il ginger e lime. Ciao, ci stiamo bevendo due caffè all'uovo al caffè Ding di Hanoi. Guarda che roba ho e guarda un po' anche l'ambiente. Prima cena casalinga ad Hanoi, questo è il sugo con un coso lì. Poi di seconda abbiamo questi qua che non abbiamo ancora fatto vedere tutto, ma saltano ancora.
Guarda, questo no, ormai basta, non passano più, ma uno abbiamo dovuto rincorrerlo, però non è che ci bruciano. Allora, ciao. Questi sono Shan Noodles, accompagnati da solito brodino, e un'altra cosa assolutamente non ben identificabile. Allora, questo ora mi comincio a mangiare, riso con pollo e verdure. Ed è? E sarà? Ottimo, come ottimo, tutto. Come tutto. Salve, questo è il pho, tipico manzo, con il nudo, ci metti dentro se vuoi un po' di limone, ammesso che, ma anche no, e ti mangi questa roba qua. Vediamo se è buono o niente.